Hola, sono Simone Mor e qui si parla di chitarra classica e flamenca. Nello scorso video abbiamo elencato, analizzato e approfondito un po' le tecniche della chitarra flamenca che derivano dal mondo classico, quindi l'arpeggio, il piccado, il pulgar e il tremolo. In questo video completiamo il discorso andando ad analizzare e a vedere le tecniche che abbiamo lasciato da parte, che sono quelle che non derivano dalla classica, ma sono proprio specifiche del flamenco. La prima tecnica di cui parliamo è la più conosciuta, il rasqueado. Il rasqueado è proprio quella tecnica che ci fa pensare al flamenco. Un grande stereotipo, la prima cosa che ce lo fa associare è quando sentiamo una chitarra fare dei suonacci forti, degli accordi molto veloci o con questo suono di unghia. Rasguear o rasqueado significa semplicemente strumming o accompagnamento, quello che si fa spesso normalmente col plettro. Il flamenco usa questa tecnica quindi sempre per l'accompagnamento. A volte può essere usato anche in modo melodico perché all'interno degli accordi si aggiungono delle piccole melodie, ma sono casi abbastanza rari e più complessi. Iniziamo a capire a cosa serve il rasqueado. Quando si usa? Si usa per l'accompagnamento, quindi per accompagnare un canto, per accompagnare il ballo o in certi punti di chitarra solista dove è necessario dare una componente ritmica proprio di accompagnamento, ma viene chiamata compás nel flamenco. Comunque è una parte dove si fanno accordi ad accompagnamento e generalmente quando è fatta per chitarra sola vengono inserite queste piccole melodie dentro per renderlo un po' più interessante. Quali sono le caratteristiche del rasqueado? Questa tecnica ha, direi, due caratteristiche principali. Una molto semplice, usa il mignolo. Non si usa mai questo mignolo, questo povero dito che abbiamo è piccolo, non è tanto forte, ma forse non è forte perché non lo usiamo mai. C'è stato qualche chitarrista che l'ha usato? C'è, anche io a volte lo uso, nell'arpeggio o magari nella melodia, ma veramente non è praticamente considerato dalla letteratura della classica, dell'acustica, dell'elettrica. E nel flamenco, per fortuna, il rasqueado lo usa parecchio. L'altra caratteristica della tecnica del rasqueado è molto particolare. Praticamente è che fa uso delle dita, ma non nel modo solito, ma al contrario. Cosa vuol dire? Spieghiamolo. Di solito, sempre direi, quando suoniamo, che sia arpeggio, che sia tocco appoggiato, libero, note, tremolo, qualsiasi cosa, l'uso delle dita è appoggiando il polpastrello e suonando col medio o col pollice. Si appoggiano le dita dalla parte del polpastrello. Nel rasqueado è il contrario, perché anziché andare in su, vanno in giù le dita. Quindi si appoggiano le dita dalla parte dell'unghia, ok? Prima di guardare degli esempi musicali di rasqueado con lo strumento, voglio parlare un attimo dell'aspetto culturale, cioè del rasqueado nelle varie culture del mondo, perché è una tecnica molto presente e molto antica, usata su sempre strumenti a corda di diverso tipo e in contesti molto diversi. In molti di questi contesti ho avuto la fortuna di vivere per periodi lunghi o meno e di studiare con dei maestri anche sugli strumenti tradizionali. Questa cosa mi ha aiutato molto a migliorare anche il mio rasqueado sul flamenco. Tra parentesi, molti strumenti che sono appesi qua dietro fanno parte di questa mia esperienza. Le culture più interessanti dove si usa il rasqueado sono quella del Latino America, principalmente direi nella musica andina, col charango, e nella musica del Centro America, con il quattro, oppure con la chitarra e altri strumenti a corda simili, soprattutto in generi come il joropo, dove sono molto veloci e si usa parecchio questa tecnica, non si usa il plettro. Un'altra cultura interessante è l'Asia centrale, che ha una infinità di strumenti del genere e si fa praticamente solo rasqueado. L'ultima, che è la più vicina a noi, è l'Italia, dove con la chitarra battente, che è uno strumento tradizionale italiano, si fa un sacco di rasqueado. Bene, passiamo allo strumento. Guardiamo gli esempi di rasqueado. Che tipi di rasqueado ci sono? Ce ne sono tanti, non ce n'è solo uno. Quello un po' tipico che spesso vedo fare anche nel mondo classico è quello praticamente più antico, il rasqueado tradizionale più antico, che non ci dà però molta precisione ritmica perché ha un suono molto potente, molto sporco, molto grezzo, ma non è molto controllabile. Ed è semplicemente questo. Prendiamo il Mi maggiore come accordo.
Praticamente si usano tutte le dita che vengono suonate una dopo l'altra, calcando ovviamente un po'. E la mano è leggermente rigida, di modo che riesca a opporre un po' di resistenza alle corde. Ogni volta che una corda è suonata da un dito, viene subito quello dopo, subito il dito dopo, subito il dito dopo. Questo crea questo effetto particolare di caduta, grattato proprio. Può essere usato anche in modo continuo. Ma questo è il rasgado, per certi generi è perfetto, quelli tradizionali, però non lascia molta libertà di uso, soprattutto ritmico. Quindi guardiamo i tipi di rasgado invece ritmici. Uno è il più semplice, ma quello da cui io consiglio sempre di partire, che è semplicemente composto da due movimenti, mano in giù, mano in su. Mano in giù si possono usare tutte le dita, oppure il medio e l'anulare, o l'indice e il medio anulare. Adesso io uso medio anulare ed è semplicemente così. Quindi dobbiamo prendere ovviamente con le unghie, senza inciamparci, senza andare troppo dentro alle corde, e lasciar cadere la mano. Lasciar cadere la mano è molto importante perché il movimento del rasgado non deve affaticare la spalla, il braccio, i muscoli. Deve essere naturale e sfruttare al massimo il peso dell'abbraccio, il peso della mano e la forza di gravità. Quando andiamo in su usiamo solo il pollice. Anche questo va tenuto un po' rigido. Mi raccomando, quando si va in giù, sfruttare la forza di gravità e una sorta di pendolo che oscilla, andata e ritorno. Sono cose che si imparano col tempo, ovviamente, accorgimenti che ognuno prende anche sul suo fisico. Alcuni tendono a contrarre un muscolo, alcuni un altro. Ognuno deve anche osservarsi, conoscersi, poi con l'aiuto di un insegnante che ci aiuta a individuare le contrazioni, i difetti, a correggerli. Con questo rasgado possiamo fare un sacco di cose, ad esempio su e giù continuo, ovviamente la più semplice. Ma possiamo combinare questi su e giù per creare dei ritmi. Non lo so, inventiamone uno. Secondo tipo di rasgado ritmico è quello più bello, quello proprio flamenco usato nel compas, quello che è quando ascoltiamo il flamenco tradizionale, la chitarra solista, quando parte a me fa impazzire. È quello che non usa il pollice, ma usa le altre dita, indice, medio, anulare e mignolo. Appoggiamo il pollice qua sopra e poi andiamo a usare tutte le dita. Mi raccomando, l'ordine delle dita, perché altro errore che vedo spessissimo è che l'ordine è usato al contrario. Il rasgado non parte dall'indice per arrivare al mignolo, ma parte dal mignolo per arrivare all'indice, quindi il primo dito è il mignolo. Facciamo un rasgado semplice, cioè mignolo, anulare, medio e indice. Usiamo il Do maggiore, che è più semplice come accordo. Appoggiamo e andiamo. Un po' più veloce, sarà così. Ora possiamo farlo continuo, quindi da quartina diventa quintina. Mignolo, anulare, medio, indice e indice anche che ritorna. Mignolo, anulare, medio, indice, indice in su. Questo fatto ripetuto crea un effetto di continuità ed è una quintina. Se togliamo il mignolo diventerà quartina, quindi anulare, medio, indice e indice al ritorno. Possiamo anche togliere l'anulare e farlo diventare terzina con medio, indice e indice che torna. Medio, indice, indice in su. Questo è il rasgado che ci dà più controllo sul ritmo, sulle note, sulla velocità ed è il più preciso secondo me. Altro tipo di rasgado è quello che viene chiamato abanico a volte, che abanico significa ventaglio. L'abanico è così, prendiamo Mi maggiore. È super veloce, molto forte e soprattutto è quello che stanca meno di tutti.
Mi ricordo una volta un musicista di tamburello tradizionale mi aveva spiegato che questo movimento oscillatorio della mano è praticamente il movimento più veloce che può fare il corpo, il nostro corpo, con il minor sforzo. Quindi è infatti non a caso usatissima anche nelle percussioni, soprattutto medio orientali, ma anche tradizionali, tipo italiane. Generalmente questo movimento ci permette di fare delle cose molto veloci con uno sforzo minimo. Applicato al rasgado è fantastico, no? Come si fa? Prendiamo Mi maggiore. Terzina. Pollice in su. Medio in giù. Pollice in giù. Fatti uno dopo l'altro, sono così. Pollice, medio, pollice in giù. Fatti in modo continuo, è così. Più veloce o accelerando diventa così. Continuiamo adesso con un'altra tecnica che direi proprio che non deriva dalla classica ed è il golpe. Golpe significa colpo. Punto. Niente di misterioso. Colpo perché? Perché è un colpo sulla cassa. Semplicissimo. Andiamo un attimo a vedere a cosa serve. Serve a dare un tocco ancora più percussivo a certi passaggi nei pezzi. Quindi, in assenza di percussione, sopperisce un po' la mancanza di colpi secchi, nel grave soprattutto. Quando c'è una percussione, ovviamente devi essere precisissimo per coincidere con la percussione, altrimenti si sfasano ed è molto brutto. Quindi può servire o a enfatizzare certe parti ritmiche, o a volte, quando bisogna restare a tempo, nel flamenco tradizionale, ad esempio. Quando c'è il canto e solo la chitarra, senza percussione, ci sono punti dove il tempo è molto lento, alcuni stili sono molto lenti e tu devi dare un appoggio, un riferimento al cantante. Quindi magari se hai una pausa di 4, 5, diciamo quarti, battiti, pulsazioni a un tempo lento, a un certo punto dai una sorta di punto d'appoggio per sapere dove si è. Quindi è anche un riferimento importantissimo ritmico. Anche questo è usato in tutte le culture del mondo. Quella dove a me è piaciuto di più scoprirla è stata l'Africa. Strumenti come il khalam, o chiamato anche ngoni, della zona West Africa, in cui viene proprio colpito la cassa di quegli strumenti è di pelle tesa, quindi ha uno suono molto da tamburo. O sempre simile in Marocco il ghimbri che viene usato nella musica gnawa. Corrispondenza di ogni nota viene fatto un colpo che dà un accento molto forte rinforzandolo ritmicamente. Come si fa il colpo? Il golpe. Il golpe c'è in due modi. Il golpe può essere con l'unghia o con il polpastrello. Può essere fatto con un dito o due dita. Quindi può essere fatto col medio, con l'anulare, col medio e l'anulare insieme, con l'indice e il medio. Queste sono le principali combinazioni. E lo si può fare, appunto, prendiamo medio anulare insieme. Possiamo farlo o di polpastrello, in questa zona qua sotto della chitarra qua, e risulterà molto cupo, molto grave, come una cassa di batteria o il grave di una percussione. Oppure di unghia, che non è un gran suono da solo, però a volte serve per rinforzare alcune note. Molto acuto. Quindi abbiamo. E poi ci sono mille vie di mezzo in cui uno può mischiare un po' di pelle, un po' di unghia. Comunque è giusto avere chiaro in testa queste due classificazioni, secondo me, questi due modi. Ora, dove si colpisce la cassa? Si colpisce dove si vuole, però i posti, diciamo, le zone, quelle della tecnica del golpe nel flamenco sono questa zona in basso, sotto alle corde, vicino al ponte, e qua sopra. Dove però c'è un altro, un terzo tipo, diciamo, di golpe che è associato al suonare anche le corde e si fa come quando spariamo un sassolino, qualcosa, una briciola. Praticamente è così. Cioè viene fatto il movimento della biglia, diciamo, che prende il legno e poi questo movimento prosegue suonando le corde. Andiamo a vederli musicalmente. Il colpo sotto è molto semplice, l'abbiamo già visto, è proprio così. O così. Può essere fatto in corrispondenza di alcuni ritmi, quindi ad esempio posso fare.
Faccio un colpo di cassa sull'uno, oppure. Si può mischiare bene al raschiato, come vedi. Altra cosa è che il colpo può coincidere con delle note invece. Quindi, ad esempio, pulgar più colpo sarà così. Suoniamo sulla sesta corda. A ogni nota sovrapponiamo un colpo, un golpe, di questi qua sotto. Molto raffinato, no, in realtà è grezzissimo, ma si può usare in alcuni passaggi per enfatizzare certe note o certe chiusure a volte molto forti. Si può usare anche con gli accordi. Quindi abbiamo accordo Mi maggiore con colpo. Quindi spesso si usa negli accompagnamenti. L'altro colpo, quello strano sopra della biglia, si fa sempre insieme a degli accordi. Quindi guardiamo un esempio, appunto Mi maggiore, movimento, e poi Mi maggiore. Fatto insieme diventa così. Questo serve a dare un accento ancora più forte del fortissimo. So che spaventa molti chitarristi classici, soprattutto perché hai paura che ti si distrugga l'unghia, ma in realtà no, quando capisci come farlo non succede nulla, non si riga neanche minimamente l'unghia perché viene presa in un modo che insomma non ho neanche un segno io adesso, quindi posso garantire che non si spaccano le unghie. Ultima tecnica, quella un po' meno considerata fuori dal flamenco, quella meno conosciuta e che quando uno non conosce bene il flamenco, non ha studiato e ascolta un pezzo, quando arriva la sapua proprio non capisce cosa stia succedendo. Sembrano due chitarre, non si capisce. Questa tecnica serve a mischiare note, melodie ad accordi, cioè alternare molto velocemente una melodia che è fatta col pollice sempre, col pulgar, col pollice appoggiato, alternarla agli accordi. Quando la si ascolta, siccome è fatta a velocità quasi sempre molto alte, non si capisce, sembrano due chitarre, si mischiano gli accordi e le note e a volte si mischiano anche i golpe, viene aggiunta anche al golpe, quindi è davvero un casino se non la inquadriamo. Molto utile guardarla, capirla e abituarci a riconoscerla, a distinguerla quando ascoltiamo un pezzo. Piccola parentesi sempre culturale, dato che mi piace, questa tecnica, come ho detto nel video scorso, l'ho vista esattamente uguale solo nella cultura araba o turca medio orientale, con il oud, che è il loro liuto, che viene usato con un plettro stretto e lungo che si chiama risha, che praticamente è usato come il pollice e fa la stessa tecnica, nota, accordo, nello stesso modo che andiamo a vedere tra un attimo. Allora, ascoltiamola questa sapua e poi parliamone. Una tipica frase della sapua è questa. Un'altra è questa. Cosa succede qua? Bisogna rallentarlo e analizzarlo un attimo. Io sto suonando col pollice una melodia e poi sto facendo andata e ritorno di un accordo, cioè giù e su. Guardiamolo su un accordo semplice. Prendiamo il Mi maggiore, ma solo sulle prime quattro corde. 1, 2, 3, 4, quindi così. Suoniamo col pollice la quarta corda, il Mi. Semplice. Dopo averlo suonato, proseguiamo fino al basso per suonare tutte le corde sotto. E poi torniamo anche indietro. Questa è la sapua. Fatta tante volte, è così. Se io cambio note in questa, stando ad esempio su questa corda, avremo quell'effetto di una melodia sovrapposta a un accompagnamento veloce di accordi. Così. Questa tecnica della sapua può essere anche fatta con il golpe aggiunto.
cioè alla nota di pollice, corrisponde anche un golpe. È un casino. Cioè, così ad esempio. Qua abbiamo, in corrispondenza della prima nota di ogni fraseggio, di ogni battuta potremmo dire, o cambio di accordo, il colpo più il pollice che va in giù. Guarda, così. Colpo e accordo. E poi faccio la sapua. Ancora, colpo. La sapua. Colpo. Quindi direi che la sapua è la tecnica un po' meno compresa anche perché va rallentata, rallentata, rallentata per studiarla e capirla. E poi è da studiare a metronomo sostanzialmente. Il metronomo è il nostro unico compagno di viaggio anche per il rasgado, anche per il picado, anche per il tremolo, per tutte le tecniche comunque. Non so come facessero a studiare senza metronomo in antichità, però noi ne abbiamo proprio bisogno perché la relazione col metronomo è abbastanza spietata, cioè lui non gliene frega niente di noi se sbagliamo. Lui va avanti impassibile, ovviamente non ha dei sentimenti il metronomo. Quindi è molto utile studiare a metronomo, regolando la velocità, facendo i nostri programmi di studio, senza esagerare né troppo lento né troppo veloce, ma neanche troppo lento, perché se siamo in zone di comfort sempre non stiamo imparando nulla. Perfetto, abbiamo visto tutte le tecniche della chitarra flamenca, quelle relazionate al mondo classico e quelle invece prettamente flamenche. Adesso, che si fa? La prima cosa da fare è iscriviti al mio canale. Iscriviti a questo canale subito. E seguimi su Instagram e TikTok perché ho un sacco di roba da mettere, molte altre informazioni, esercizi, sia per i classici che per i flamenchi. Altra cosa è ascolto, ripassate in questi due video magari, o se ve li siete appuntato, perfetto, ripassate queste tecniche e abituatevi a distinguere all'ascolto, cioè ascoltando brani di chitarra flamenca, solista meglio, meglio senza canto, senza ballo. Dov'è il golpe? Dov'è il tremolo? Dov'è il raschiado? Qua c'è il picado, qua c'è il pulgar. È molto importante distinguerle a orecchio. Quindi iscriviti al mio canale e ascolta tanto flamenco. Adios!